Ben ritrovati, oggi facciamo un percorso di studi e analizziamo, preso da questo libro di Padre Flaviana Matulli, di cui io faccio parte nella sezione laicale, la risposta si trova nella Bibbia. Precisamente oggi facciamo un approfondimento sulla storia della divisione religiosa. Come avete potuto constatare dall'analisi di un altro video, ho fatto un breve corso sulle sette nuovi movimenti religiosi, dove chiaramente lì non trattavo dei protestanti storici. Invece, in questo contesto, noi invece trattiamo appunto la questione della storia della divisione religiosa, sia pure fatta a livello chiaramente popolare. Ora, innanzitutto, quali sono le basi comuni che appunto accomunano le più grandi divisioni che sono accadute nella storia della Chiesa? Si toglie prima di tutto il capo visibile della Chiesa, ovvero non intendiamo noi capo come lo è Cristo, intendiamo proprio appunto l'autorità del Papa. Poi farò un video dove spiego appunto il senso sia biblico, storico e teologico dell'autorità del Vescovo di Roma. E poi a poco, ad esempio, ci sono anche altre chiese o confessioni cristiane che addirittura arrivano a togliere Cristo stesso, quindi il ruolo stesso di Cristo. Oggi quindi noi abbiamo chiaramente bisogno di conoscere e vivere un pochino più da vicino la nostra stessa fede. Partiamo da un passo del Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 21. Qui Gesù dice: "Perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato." È chiaro che l'unità tra i discepoli è vista anche come un segno affinché l'umanità possa riconoscere che Cristo è inviato da Dio. Tante volte in terre di missione, così come ci hanno dimostrato soprattutto, ecco, le comunità protestanti, in terre di missione che cosa si assiste? Al fatto stesso che ognuno sceglie la propria dottrina. Ad esempio, gli avventisti predicano un Vangelo diverso da quello predicato dai testimoni di Geova, diverso da quello predicato dai cattolici, anche dagli ortodossi e dai protestanti in genere. Praticamente da venire proprio da far venire mal di testa per la grande confusione che si vive. Allora poi che cosa succede? Che questi pagani, ovvero quelli del popolo, quelli del villaggio, hanno detto: "Ma scusate, mettetevi d'accordo tra di voi e poi venite ad annunciare il Vangelo a noi." E da quel momento è cominciato all'interno del mondo protestante il processo di unificazione, quindi di una unità. Poi il Concilio Vaticano II, magari anche con un po' di tentennamenti, però entrerà anche lui in questa ottica, non dimenticando però chiaramente l'identità che è quella di riconoscere la Chiesa fondata da Cristo. Ora, analizziamo un po' il concetto della Pentecoste. Noi che cosa notiamo? Che il giorno di Pentecoste, dopo il fatidico discorso dell'Apostolo Pietro, circa 3.000 persone sono entrate a far parte della stessa Chiesa. Quindi dove carità e amore dice Dio, ma dove Dio lì c'è unità. Quindi noi ci chiediamo: se dove Dio c'è unità, la divisione da dove viene? La divisione quindi non viene da Dio, ad esempio, no, come la torre stessa di Babele, Genesi capitolo 11, anche lì tutti formavano una sola famiglia, formavano una sola lingua. Tuttavia poi, mettendo il loro egoismo al centro anziché Dio, ecco che ognuno poi prende le proprie strade. C'è stata appunto questa divisione. Adesso analizziamo, sempre seguendo la scia di questo opuscoletto, il paragrafo intitolato Spirito settario nella stessa Chiesa. Innanzitutto, le divisioni sono cominciate sin dall'inizio. Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetto 12. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro. Adesso noi concretizziamo questo discorso all'interno delle nostre realtà parrocchiali. Io seguo Paolo, che a me ne importa di Apollo? A me piace Apollo, non mi interessa né di Pietro né di Paolo. È chiaro che ognuno si sente soddisfatto della propria linea, del proprio gruppo, gli altri non interessano. Evidentemente quindi non si tratta di divisioni dichiarate, ma di una mancanza di interesse comune, che è una strada pericolosa. Questo poi porta ad atteggiamenti vigliacchi ed ottusi, dove ognuno di noi si sente soddisfatto della propria linea pastorale, del proprio modo di agire, e noi non mi interessa, ci incontriamo, recitiamo soltanto il rosario, dei cammini biblici non ci interessa niente, o viceversa, chi frequenta un cammino biblico non gliene importa niente della preghiera, non si lavora per appunto aprirsi
all'alterità, aprirsi alla diversità. Ognuno fa quello che gli pare e piace, poi chi si è visto, si è visto. Poi ci sono anche altri che dicono: io sono di Cristo. Mamma mia, come suona bene questa frase, io sono di Cristo. E certo, e perché allora Gesù ha detto a Pietro: pasci tu le mie pecore, pasci tu i miei agnelli? Non puoi tu avere un contatto diretto, punto, con Cristo se non passi anche tramite la mediazione della Chiesa, quella Chiesa stessa che Cristo ha voluto. Vediamo adesso cosa pensa la Bibbia di coloro che cambiano il Vangelo. Galati capitolo 1, versetti dal primo versetto al nono. Io vi faccio soltanto una sintesi. Qui Paolo dice: se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, sia maledetto, sia portato quindi alla maledizione. Ora, analizziamo un po' questa tematica. Paolo non parla di un Vangelo scritto, parla di un Vangelo che è stato trasmesso oralmente alla comunità. Che cosa succede? Cioè, sin dall'inizio ci è stato insegnato che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. I padri della Chiesa dimostrano questo. Oggi invece ci sono certe persone che vengono in casa, suonano e ci dicono addirittura che Gesù è la prima creatura di Dio. Come possiamo dire che il Vangelo sia identico? Sin dall'inizio ci è stato insegnato che nel pane e nel vino consacrati si opta un cambiamento di sostanza, ovvero la sostanza del pane e del vino si trasformano nella sostanza del corpo e il sangue di Cristo. Oggi invece ci sono alcuni, da Lutero in poi, che vengono a dirci addirittura che quel pane e quel vino sono semplicemente un simbolo, così come questo anello è simbolo dell'amore, ma l'amore non è racchiuso in questo anello. Ora, ecco perché è necessario stare attenti a certe espressioni, dire in fondo tutto è lo stesso, tutti cerchiamo lo stesso Dio. San Paolo non era della stessa opinione, perché un conto è il rispetto e l'amore verso tutti. Questo non deve mancare. Amate i vostri nemici, dice il Vangelo. Ma altra cosa è dire che tutti la pensiamo allo stesso modo. Oggi stiamo vivendo un problema di relativismo religioso, indifferenza religiosa. Una persona non può dire: beh, senti, siccome sono sincero, mi sveglio la notte, mi fa male la pancia, prendo una medicina qualsiasi. Uno non può dire: è relativismo, tanto uno cura l'altro. No, tu devi cercare la medicina giusta, non prenderti una che ti fa curare così e metti che poi muori stecchito. Affari tuoi. Ora, vediamo un po'. La Bibbia che cosa ne pensa degli anticristi? Vediamo che nella prima lettera di San Giovanni, capitolo 2, versetti 18-19, la Bibbia afferma: voi sapete che devono arrivare degli anticristi. Ebbene, ora ci sono molti anticristi. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero rimasti con noi, sarebbero appunto rimasti dei nostri. Che cosa vuol dire quindi la parola anticristo? La parola anticristo vuol dire nemico di Cristo. Quindi ci sono sempre stati che sono usciti dalla Chiesa, non hanno riconosciuto in Gesù anche come il Dio fatto uomo. Quante volte no, ognuno di noi si sente dire: quando ero cattolico mi ubriacavo, picchiavo il fratellino, dicevo parolacce. Beh, scusate, che pretendete, una medaglia d'oro come ricompensa? Proprio per questo ora vi trovate fuori dalla Chiesa cattolica, perché non avete conosciuto, non è stata la Chiesa cattolica a dire: fai bene a drogarti. Così come non è stato Gesù Cristo a dire a Giuda: fai bene a tradirmi. Cioè, se Giuda l'ha rinnegato, dobbiamo dare la colpa a Cristo? Ora, è chiaro che non dobbiamo dimenticare che uscire fuori dalla Chiesa di Cristo vuol dire mettersi contro la stessa Chiesa. Vi ricordate il passo degli Atti 9:4, quando Gesù dice a Paolo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Paolo non stava perseguitando Cristo, ma stava perseguitando la Chiesa, che è corpo mistico di Cristo. Ora, cosa succede appunto adesso? Quelli che lasciano la Chiesa non smettono di dire che la Chiesa è la prostituta, che noi siamo gli idolatri, e quando. E certo che queste persone si reputano chiaramente esperti nelle cose di Dio come erano i farisei, però con l'aggravante che i farisei non hanno riconosciuto in Gesù il figlio, il Messia, il figlio di Dio. Ora, adesso analizziamo le divisioni che sono accadute nel primo millennio. Ora, è chiaro che le divisioni sono frutto del peccato e quindi per queste divisioni non c'è garanzia per il futuro. Divisioni del primo millennio: praticamente tutte quelle sette o chiese particolari che si sono formate nei primissimi secoli oggi praticamente non esistono più, sono comunque scomparse. Pensiamo ai Nicolaiti, pensiamo a tanti gruppi che sono comparsi nei primi secoli. Oggi sembra anche il millenarismo, nei primi secoli, anche se oggi
tanti gruppi hanno attinto da queste correnti religiose. Nelle divisioni del secondo millennio abbiamo lo scisma d'Oriente, Cristo sì, il Papa no. Nel 1054 c'è stata questa grande scissione, quindi i vescovi d'Oriente, dichiaratosi ortodossi, si separano da Roma. Durante i primi 1000 anni, sia con alta e bassa, hanno riconosciuto l'autorità del vescovo di Roma. Ora non più. Cosa dicono? Loro dicono che la Chiesa di Cristo, con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i sacramenti e i primi 7 concili ecumenici e la devozione a Maria e Santi, sì. Il Papa, no. Vogliono una Chiesa senza un capo visibile, però poi i loro patriarchi prendono il posto del Papa. Comunque, vabbè. Abbiamo poi la Riforma Protestante. Nella riforma protestante ci sono chiaramente dei capisaldi, quindi sola fide, sola grazia, ecco, e quant'altro. Loro dicono Cristo sì, la Chiesa di Cristo no. Nel 1517 comincerà la polemica tra Lutero e la Chiesa di Roma. L'insegnamento fondamentale qual è? Cristo, basta la fede in Cristo per raggiungere la giustificazione, ovvero il perdono dei peccati e l'amicizia con Dio. La Chiesa visibile di Cristo, ovvero quella che viene dal principio, con l'autorità del Papa, dei Vescovi, dei Concili, no. Quello che importa per questi gruppi è appartenere quindi alla Chiesa spirituale e di questa Chiesa fanno parte tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Basandosi poi su questi principi, cominceranno le divisioni, ad esempio 1521 i Luterani, 1532 i Calvinisti, Menoniti 1536, Battisti 1611, Metodisti 1784, che fondarono poi delle chiese diverse, ecco, seguendo in linea di massima i principi di Lutero, ma anche distaccandosi, pensiamo ad esempio ad Enrico VIII, 1534, con la Chiesa d'Inghilterra, seguendo i propri capricci. Poi all'inizio del 1800 in America iniziano a sorgere quei gruppi che, pur richiamandosi idealmente alle idee di Lutero, si distaccano completamente da Lutero. Pensiamo ai mormoni, pensiamo agli avventisti del settimo giorno, pensiamo ai testimoni di Geova e tutta la linea evangelico-pentecostale sorta nel XX secolo sino ad oggi. È chiaro che tutte queste chiese tacciono le precedenti di apostasia, dicendo che appunto apostasia sono completamente dei rinnegati. Vediamo un po' di analizzare almeno due di queste, e sono i testimoni di Geova, i quali dicono Dio sì, la Chiesa cattolica fondata da Cristo no. Questi gruppi che cosa fanno? Innanzitutto dicono che esiste un solo Dio, la Trinità viene negata, secondo lo stile dell'Antico Testamento. Cristo e la sua Chiesa no. Infatti Cristo è un uomo e nient'altro. Loro dicono che è la prima creatura di Dio. La Chiesa che Cristo ha fondato è finita. Adesso i testimoni di Geova praticamente sono l'unica vera congregazione visibile. Poi abbiamo New Age o Nuova Era. Loro sostengono religiosità e spiritualità sì, Dio no. Diciamo che è un nuovo movimento culturale religioso che è sorto nella prima metà del XX secolo e chiaramente sta invadendo il mondo intero. Questi praticamente offrono e sono imbottiti a livello generale tra cristianesimo, religioni pagane, religioni orientali, indigenismo, medicina alternativa, c'è un supermercato dove ognuno sceglie il proprio cocktail. Per quanto si riferisce a Dio, l'idea fondamentale è questa. Secondo loro non esiste un Dio creatore, salvatore, trascendente, tutto l'universo praticamente è Dio, quindi il panteismo. Dicono i sostenitori della nuova era, vuoi trovare Dio? Entra in te stesso e farà una grande scoperta. Tu farai la scoperta di essere appunto Dio. E la morte, secondo loro, non è un vero problema, perché tutto è apparenza. Noi appunto ci rincarneremo all'infinito. E poi abbiamo chiaramente il satanismo. Nel satanismo, qual è l'idea fondamentale? Dio no, il nemico di Dio sì. Lungo la storia della Chiesa, la storia appunto della Chiesa, sì, ci sono stati tanti gruppi che hanno reso culto a Satana. Però, ad esempio, noi sappiamo che soprattutto in America ci sono stati tanti omicidi di massa, c'è anche la Bibbia, l'Howey inventata del satanismo. Ora, la conclusione che noi possiamo trarre qual è? Ormai è finita la società monolitica del passato, è necessario quindi che siamo coscienti della nostra identità di cattolici per non lasciarci confondere e avvolgere dalla varietà di proposte che continuamente ci assaltano. Efesini capitolo 4, non siamo più sballottati quella da qualsiasi vento di dottrina. E per sentirci sicuri e vivere la nostra fede con dignità è necessario che conosciamo il Vangelo di Cristo, arriviamo a una vera esperienza di Dio, come ci esorta San Pietro, primo Pietro 3,15, dare ragione della speranza che è in noi, dove il termine dare ragione della nostra speranza è tradotto con apologia, cioè rispondi, rispondi.
Se tu vieni accusato di un qualcosa, tu non puoi dire, vabbè, non entro in contesa. No, io devo far valere la mia identità. Un avvocato difende il suo assistito, sia nel bene che nel male. Ed è per questo che poi noi arriveremo alla conclusione dove ci sarà un solo vile come c'è un solo pastore. Grazie per le vostre riflessioni.